Visto che Nicola non è venuto oggi. Visto che Nicola non è venuto oggi, puoi fare tu, prendere nota tu. Non sono brava per niente a fare questo lavoro di segreteria. Tu chi è bravo a fare un lavoro di segreteria? C'è qualcuno che vuol prendere nota? Oggi dovete parlare forte perché con la strada, di fianco, se no facciamo una gita sulle moto. Va bene. Cosa facciamo? Partiamo da questi punti? Direi di sì. Direi di vedere se è possibile organizzarci in un modo che tutti quelli che hanno energia da mettere nel padiglione italiano li mettono in modo che tengano più opportuno. Perché io comprendo la posizione di quelli che vedono il padiglione italiano come un padiglione virtuale. È molto più comodo e meno problematico da tutti i punti di vista. Però io, per esempio, non ritengo che sia un padiglione quello virtuale, perché anche se da adesso in poi scriveremo che le cose nascono sotto l'egida del padiglione italiano, sarebbe forse meglio dire sotto legge del costruendo padiglione italiano, e dare una chance alle persone che lo vogliono vedere costruito di organizzarsi in modo da raccogliere i fondi e far partire la costruzione. Perché in fondo, se si guarda la realtà, il problema è sempre tutto lì, nei fondi che mancano per costruire il padiglione italiano. Ma la domanda successiva è come procurarli, e questa non è una cosa che possiamo discutere qui a tavolino. Ci vuole che le persone che credono che si possano procurare si trovino insieme e mandano avanti questo progetto in questo modo, mentre quelli che vedono di più il padiglione italiano come un fatto virtuale ben vengano per andare avanti in questa attività, che quando ci sarà il padiglione italiano sarà tanto più apprezzata, perché avrà una sua collocazione geografica e storica. Facciamo un giro? Benvenuto Marco. Facciamo un giro? Allora, secondo me oggi è pure importante per capire appunto la nostra idea. Io su questa necessità della struttura mi dispiace, ma non mi sento che sia la cosa principale o che sia la cosa necessaria, perché il padiglione italiano come struttura ci vorrebbero un sacco di soldi. Invece mi piacerebbe, come hai sottolineato, che le iniziative che si fanno potessero andare sotto dicitura per il padiglione italiano. Le iniziative che si potessero fare sotto questa dicitura hanno bisogno di un sostegno economico, che già se riusciamo a trovare un sostegno economico per fare qualche iniziativa culturale, a me già mi sembra un miracolo. Figurati se posso pensare che possiamo trovare un sostegno per un building. Per cui mi piacerebbe invece che vediamo se abbiamo un sostegno, chiunque vuole presentare una cosa, che ci sia un mare.